grazie di essere numerosi, tenendo conto che il tema e l'argomento di questa sera non è proprio di accessibile, anzi, più che accedervi, respingere un tema piuttosto difficile, insomma, credo. Comunque è una sfida che avevo in mente di fare, anche perché ci sono degli elementi in questa discussione su questo argomento, su questa corrente musicale della quale andrò a parlare più a breve, che sono legati intrinsecamente con certi aspetti di modernità, di una lingua che in qualche modo viene da lontano, ma al tempo stesso forse ci raggiunge dei linguaggi moderni, persino contemporanei per certi aspetti. Quindi facciamo un preambolo storico piuttosto breve e poi dopo affrontiamo anche gli ascolti. Dunque, cominciamo a dire che la corte papale di Avignone divenne, dopo lo scisma, sul fine del XIV secolo, un centro importante per lo sviluppo del linguaggio della musica profana. La grande svolta dell'Ars Nova di Philippe de Vitry, che furono quelli che in qualche modo protagonisti insieme appunto a Machaut e al grande teorico della musica Jean de Maury, che praticamente consolidarono e svilupparono i temi musicali e lo stile del gotico, dell'esperienza del gotico, ecco appunto, sviluppando e concludendo questa forma della chanson e della ballada e portandola a un livello già molto, molto elaborato e sofisticato. Va detto appunto che nella Francia meridionale andava fiorendo una nuova scuola, una nuova corrente musicale definita da alcuni storici della musica tedeschi e soprattutto degli inizi del Novecento, che furono quelli che in qualche modo coniarono il termine al sottiglio, dicevo, definita alcuni manierata rispetto alle precedenti esperienze gotiche, perché proseguiva sì quel linguaggio, ma ne esaltava i modi e le forme. Erano ancora ballate, virelée, rondò, ma con una scrittura molto ben più elaborata e ricercata rispetto a quella di solo qualche decennio prima. Si trattava di composizioni estremamente raffinate e complesse, come non erano mai state scritte in precedenza, ed erano costituite anche da alcune sensuali melodie che supportavano testi scritti spesso dai compositori stessi e che altrettanto spesso erano di carattere amoroso. Qui vediamo alle nostre spalle un'immagine di una partitura di un musicista che si chiama Baud Cordier, il brano si chiama Bel Bon Sage, nell'idioma appunto del francese della zona del Rodano, della Languedoc, vuol dire bella buona salsa. Qui si capisce come il musicista si sforzasse di definire l'amore cortese anche e sfruttando la grafica della partitura, quindi l'allusione non era solo nel testo, ma era evidentemente anche nelle immagini, cose che si sono fatte ancora oggi in certa musica contemporanea, insomma. Quindi il colore e il timbro di questa musica erano tenuti in grandissimo conto e erano spesso delicati anche se ben articolati, facendo di questi uno dei massimi esempi di arte musicale aristocratica europea. La scrittura grafica dei manoscritti, che spesso venivano decorati con note rosse e nere, perché ancora non si era affermata la scrittura che noi conosciamo oggi, insomma, dato che appunto anche il mensuralismo, cioè l'idea della misura, della metrica, non si era del tutto ancora affermata, esigeva che fossero con precisione stabiliti i rapporti di durata tra una nota e l'altra, con capricciose costruzioni grafiche, come appunto si vede qui a nostre spalle, e la melodia del solista impiegava le più sottili sfumature. L'unità di tempo era suddivisa anch'essa in modo quanto mai complesso e quasi mai simmetrico. La linea del canto è sottoposta essa stessa alle più audaci performance, come la tecnica dell'occhetus, che è una tecnica in qualche modo che tende a spezzare l'andamento con interruzioni e pause spesso inaspettate, per le quali la sincope giocava un ruolo espressivo legato a sottolineare i passaggi del testo. Oppure il décalage, che creava un effetto ritmico variabile e zoppicante, che si è usato ancora oggi in certe musiche di musica d'avanguardia, come Ligeti per esempio. Nello stesso sistema mensurale si affermava pure la tecnica dell'emiolia, che rappresentava il rapporto di durata di tre note contro due, ad esempio tre minime in luogo di due minime puntate, come se fosse una linea sostanzialmente. Ecco, tutte queste componenti erano la cifra stessa della sottile. Ma perché questa scuola si andava radicando con queste caratteristiche, con le caratteristiche appunto sopracitate? Rimane anche da domandarsi se sia altrettanto limitante il luogo comune che riduce questa corrente a uno sterile accademismo, oppure una sofisticazione puramente esteriore, ovvero se ad attrarre un'intera o forse due generazioni di musicisti alla fine del Trecento e a riempire i manoscritti di celeberrimi corti musicali come Avignone, ma anche
Pavia, Milano e altre città del nord Italia, non sia stato invece uno stile, un linguaggio musicale che si possa dire grammaticalmente, semanticamente funzionale e completo. Completo si intende di una sua logica e forza espressiva, per usare un termine medievale, di una sua umana efficacia. Rispondere a questa domanda ci sembra equivalga ad un chiarimento globale, a una presa di posizione su che cosa stia a significare il controverso termine in questione, la subtilitas. Dalle caute ed enigmatiche allusioni alla trattatistica trecentesca, ma soprattutto della musica stessa che essa tenta di descrivere e regolamentare, traspare l'uso della voce subtilitas per indicare in prima istanza una forma di distorsione ritmica. Ripeto, di distorsione ritmica della linea melodica, mirata indubbiamente a potenziare insieme al suo fascino la sua indipendenza rispetto al tessuto armonico. La melodia, quindi la parte più alta, tenete conto che questi musicisti scrivevano quasi tutti a tre voci, quindi erano tre linee sostanzialmente, spesso anche a due, ma soprattutto a tre. Quindi dicevo, la melodia così distorta, normalmente il cantus, quindi la parte superiore, si inserisce in un contesto polifonico in cui infatti ciascuna delle parti cantate, il cantus, il tenor, che è la parte più bassa, che è la nota, praticamente la parte che tiene. Tenor deriva da tenere, naturalmente, dalla tradizione lontana, ma non troppo, della scuola di Notre Dame, sostanzialmente dell'organo di Notre Dame. Leonino e Perotino, per esempio, avevano indicato negli organi, quindi uscivano dal gregoriano sostanzialmente, la polifonia come la parte più bassa che teneva le note e la parte più alta che invece cantillava sostanzialmente e faceva l'articolazione polifonica. Ecco, tutto questo segue una propria grammatica, più o meno individuale ed esclusiva. Al tenor, questo è molto importante, al lineare scolastico si oppongono un contratenor, quindi la parte centrale, controparte virtuosa ma anche frammentaria, talvolta canonica o matematica, e sopra il cantus, appunto distorto e sinuoso. Viene raggiunta così una caratteristica equidistanza tripartita, un'autonomia tra le parti che è intrinseca e coessenziale all'idea di subtilitas, almeno quanto l'atmosfera di diffusa rarefazione che quell'autonomia provoca, ovvero quella sorta di fluido e discontinuo abbandono della definizione ritmica che assomiglia all'intermittente perdita del fuoco in un'immagine subacquea, equivoca e accattivante, complessa ma non incomprensibile. In seconda istanza la subtilitas diventa perciò il parametro non già della sola autonomia ma della deliberata polarizzazione tra le parti, cioè quella indipendenza, della metamorfosi che porta alla radicalizzazione dei loro contrasti e che consente all'occorrenza la massima eloquenza della loro interazione nel contrappunto. Quindi questa fluida non definizione può allora lasciare spazio a un loro scontro frontale e ai conflitti che ciò comporta, che si traducono in sincopi, appunto, come dicevo prima, in dissonanze e ad un inasprimento dell'intera polifonia. Questi conflitti, che pur caratterizzano il volto esterno della subtilitas, non costituiscono tuttavia che un mezzo a sua disposizione, lo strumentario utile a mettere in moto quell'erudito dialogo allegorico, quella sofisticata e astratta conversazione in cui a interloquire non sono le varie parti, ma i diversi livelli di lettura che esse rappresentano, la stabilità ordinatrice dei tenori, la parte più bassa, la polemicità, l'accanimento numerico e ritmico dei loro controtenori, e l'illusione di completa libertà, l'apparente limitatezza espressiva del cantus e quindi della poesia e metafore da cui esso nutre i suoi melismi. È in questo dialogo allegorico che la subtilitas in terza istanza, un vero linguaggio poetico, dà forma ai delicati rapporti tra apparenza e sostanza, e si pone il compito forse impossibile di rappresentare il misterioso atto psicologico del percepire stesso. La subtilior fornisce pertanto ai musicisti della fine del Trecento in qualche modo un linguaggio disperato, ma anche un insostituibile veicolo di introspezione, ricerca e, perché no, come stiamo facendo questa sera, di discussione accademica, discussione che dal sud della Francia si estese rapidamente alle corti francofile del nord Italia. La subtilior si colloca di fatto in appendice dell'Ars Nova, quando la polifonia trecentesca giunge a una fase di incandescenza. Pensiamo anche all'architettura del gotico fiammeggiante, sostanzialmente la grande cattedrale di Reims, e di ebbrezza per gli incredibili conseguimenti notazionali che si accompagnano a una perizia estrema nell'arte del contrappunto e a una padronanza dell'intenzione retorica che ancora oggi si è soliti concedere solo a epoche assai posteriori. Noi possiamo evidentemente cominciare con un brano. Io ho voluto scegliere un brano di inizio che non è del tutto ascrivibile ai musicisti della scuola della subtilitas,
è un brano di chiusura che altrettanto non lo è, nel senso che ho trovato un lavoro di Guillaume de Machaut, che è uno dei grandi, appunto, come dicevo prima, dei grandi rappresentanti dell'Ars Nova, che secondo me è della prima metà del 300, questo brano, quindi tenete presente che è della prima metà del 300, rappresenta una sorta di preambolo, di preludio a quello che sarebbe venuto dopo, i decenni dopo, successivi. E chiuderò, ma dopo lo vederemo, chiuderò con un brano che è già fuori dal periodo storico, perché l'Ars Subtilior si brucia, si consuma in pochissimi decenni, e dopo cominciano le grandi campiture architettoniche dei grandi musicisti rinascimentali, dai Dunstable fino a D'Ufficio, Scandiapre, Obrecht, tutte le scuole fiamminghe dei musicisti che conosciamo, che sono venuti anche a Ferrara, alle corti signorili, per lavorare appunto. Quindi possiamo partire con il brano di Guillaume de Machaut, che è un brano, aspetta, prima lo annuncio, è un brano abbastanza famoso, chi conosce questa musica lo riconoscerà, che si chiama Ma fin mon commencement, la mia fine e il mio inizio. L'ho scelto perché è un brano che traduce benissimo in qualche modo lo stile dell'Ars Subtilior, questo meccanismo matematico, questo lavoro di geometria, questo concetto quasi astratto della materia musicale che veniva da lontano, appunto. Pensiamo alla scuola del quadrivium, all'idea di quadrivium che la musica rappresentava, era uno dei grandi componenti delle scienze matematiche. E Machaut in qualche modo rappresenta uno dei primi musicisti, e con questo brano che vediamo se riusciamo a trasmettere almeno l'immagine.